Allora, proviamo a vedere cosa hanno questi vettori. Cosa ho fatto? Io l'avevo già aperto il DVG e avevo dei problemi che adesso vediamo, ma ho provato a risalvarlo. Un'altra volta apro un nuovo livello in PDF via Adobe Illustrator, che è il programma vettoriale di Photoshop, no? Che non lo uso, Photoshop pochettino. Adobe Illustrator no, ogni tanto prendo Corel o Inkscape quando ho bisogno di fare qualcosa, ma difficilmente esco da Arcam per fare vettori, faccio tutto dentro Arcam. Comunque, da pochi giorni l'ho installato per fare una cosetta e ho esportato in PDF, vediamo un po' se risulta qualcosa, se risulta quello che penso. Dobbiamo prima trovarlo. Facciamo con la seconda sezione qui, perché sono due. Ah, PDF. Vediamo un po'. Si è aperto. Qui saranno tutti uniti. Prima cosa li separiamo. Un gruppo. All. E selezioniamo solo questi interni qui, perché dopo gli altri non so cosa sia. Ma prima cosa facciamo così. Prendo tutti questi esterni qui, no, perché sennò ci sono con le scritte, non so se faccio vedere il tuo nome. Copio, creiamo un nuovo livello. Ho detto creiamo un nuovo livello. Incolliamo. Cerchiamo, dopo devi vedere tu le misure del tuo modello, l'area di lavoro, insomma, vedi un po' tu. Adesso, qua con il PDF abbiamo vettori separati. Vedi? Vettori separati. Qua anche tutti separati, okay? Ma quando ho montato per i vettori separati sai cosa si deve fare, no? C'è una cosa semplicissima. Prima cosa, ho selezionato tutti col tasto Shift e adesso vado attorno a questi qui, non si vanno perché è tutto unito. No, vediamo un po'. Selezionarsi quando vengo qui e l'inglobo, vedi? No, non si diselezionano. Nel contorno, tasto Shift, si somma uno a fianco alla, vedi? Qua c'è anche la curva che è un altro vettore. Se è un casino, devi unirli tutti. Bene. Unisci, puoi approssimare perché sono proprio uno sopra l'altro, no? Approssimare la punta, vedi? Non cambi nemmeno la misura. Seleziono qua anche quell'altro lì e con questa funzione Join Vectors by Moving Ends unisci i vettori muovendo i punti finali, no? E vieni qua a prendere un altro e sempre unendo il seguente. Vedi che questo era tutto già rettangolino, già tutto fatto, ok? E questo sarebbe una cosa da fare. Allora, dal momento che unisci tutti questi qui, avrai il vettore chiuso. Cosa ho fatto? Se non ho selezionato questo tasto Shift, devo selezionare due, se no cosa unisco, no? Questo anche, tasto Shift. Ho passato un altro, tasto Shift. Questo qui, diseleziono questo qui, sempre mantenendo il tasto Shift. Cliccandolo un'altra volta, unisco, tasto Shift, un altro ancora, seguente, prossimo, successivo, volevo dire non seguente, successivo, tasto Shift sempre, bene, e adesso questo, opla, oh, qua ci sono tre, l'angolo,
Questo che ho cliccato e quest'altro lo torniamo indietro, diselezioniamo questo qui sempre col tasto Shift e seleziono questo qui e facciamo il successivo e successivo. Ok? Questa sarebbe una soluzione. Io ho unito il vettore con quell'altro e mi appare un quadrato, un punto nero, vuol dire che è aperto. Allora vado a chiuderlo, basta, è diventato verde, il vettore è chiuso, ok? Questa sarebbe una operazione possibile, se sono tutti questi pezzettini. Ma togliamo visibilità a questo qui, apriamo un altro livello e importiamo il file DVG. Il file DVG che si è comportato diversamente quando l'ho aperto, qui direttamente in arca. Apriamo. Lui sarà perso da qualche parte, ecco, lo vediamo qui. Vediamo un po' se questo qui possiamo togliere, si è cercato nel suo livello, adesso selezioniamo questi qui, facciamo taglio, un attimino solo per vedere una cosa, taglio, e non so se ci sono altri, ci sono altri vettori, vedi, adesso cancello, non voglio altri vettori, ecco, cancello, e faccio incolla. Solo con quelli che avevo selezionato. Ok? Questi qui. Che adesso li mettiamo centrati. Ecco, centriamoli. Possiamo anche ridurli di dimensioni. Qua. Possiamo ridurli di dimensioni. Qua non si legge il tuo nome, vabbè, meglio. E sono tutti uniti o no? Sì, sono tutti separati. Allora prendiamo questi qui, selezioniamoli e facciamo che li copiamo, mettiamo su un altro livello, nuovo livello, incolliamo, togliamo queste scritte di qua, cancella, questi anche, cancella, qua anche non ci servono, cancella. Ok? Adesso prendiamo tutti, aggruppati, no, selezionati assieme più che aggruppati, e li infiliamo con, dopo devi capire tu le proporzioni di cosa stai facendo, no? Quello lo sai, io adesso li metto dentro la mia area di lavoro senza pensarci tanto. Io credo che se li riduciamo a metà ci stanno, vediamo. Ah, non so a quanto è andato a finire la proporzione, no? Facciamo 200, ok, close, centriamoli un'altra volta ancora, ok, e li abbiamo qui per studiarli. Allora, nel DVG, come ti avevo detto, già la cosa si presentava diversa, perché? Perché questo qui, ad esempio, non è più quel vettore tutto smembrato, separato. C'è solo il vettore che si deve chiudere. Okay? Tutto questo per dirti che dipende da come ti hanno creato quel file che ti hanno inviato, capisci? Cioè, di solito è fatto in AutoCAD, e in AutoCAD c'è una maniera di esportare che facilita dopo chi deve usarlo in un altro programma. Altri programmi leggono meglio le cose di AutoCAD, ma è sempre quella guerra dei produttori di software che hanno i suoi formati, no? Le sue estensioni proprietarie e si fanno valere. Allora, non vogliono che sia compatibile con tutto il mondo. Cioè, è loro, DXF, DWG, sono estensioni proprietarie di Autodesk che fa AutoCAD, eccetera, eccetera. Allora, sempre qualche problema ci sarà. Insomma, qua ad esempio, tutto quel vettore che abbiamo saldato, qua in questo caso, importandolo dal WG, è già tutto saldato, basta solo unire, chiuderlo. Basta, abbiamo il vettore chiuso, no? Diversamente da questo qui. Questo qui non so se fai caso.
Vediamo, no, sto cercando le parole per spiegare un po' meglio, perché questo è un caso stupido, un po' stupido. Perché il vettore comincia in un punto, fa tutto il giro e si sovrappone a se stesso, ossia son venuti assieme un vettore, parte di esso sopra, e la fine di questi due si sono uniti, creando un vettore ciclico sopra se stesso, ok? A spirale, praticamente. Allora, questo qui era nel DVG, era già a posto, bastando unirlo, invece che nel PDF abbiamo dovuto prendere segmento per segmento e unirlo uno ad uno per avere il vettore chiuso. Questo qui invece nel PDF, sta, ecco qua, in questo qui, ha un vettore separato, l'angolino separato, è tutto separato. Vedi, questo già è un altro vettore che ho unito, che non sappiamo cosa sono, perché possiamo provare a unire questo qui, questo con questo qui, questo è il PDF, no? E quest'altro ultimo qui uniamo e chiudiamo. No, torno indietro. Un'operazione, e qua facciamo un zoom per capire perché questo qui giustamente sta prendendo. Oh, vedi, è già unito, è tutto selezionato, manca solo questo pezzettino qui, che adesso lo uniamo. Ecco, oh, ci sono tanti vettori. Allora facciamo così: file, indietro, cioè, proviamo a muovere questo per vedere cosa ben tutto assieme. È una cosa solo, ben tutto assieme, non si può fare diversamente. Torno indietro per portarlo dov'era. Allora, con il PDF quasi praticamente non possiamo fare nulla, anche se lo salviamo, no? Sì, possiamo selezionarlo, andare nelle edizioni dei nodi e provare a muoverlo. Vedi qua cosa c'è? Muovendo solo, oh, questo finisce qui. Vedi? C'è questo pezzettino qui che era in più. No, torniamo indietro e torniamo indietro. Ok? Adesso proviamo a muovere questo qui, capire cosa c'è sotto. C'è un pezzo qui, va bene, torniamo indietro e muovere quest'altro qui. È finito lì. Ok. Ok, allora cosa facciamo? Prendiamo questo qui che è selezionato, lo copiamo e lo mettiamo qui a fianco, solo per capire cosa. Oddio, che è successo? Ah, sono io che sono andato fuori col mouse, fuori dall'area registrata. Ok? Vedi, ho copiato e messo lì. Dopo, cosa mi manca? Questo qui, che già non mi serve così intero, perché ha questa parte che si sovrappone all'altra. Dovrei tagliarlo qui in angolo, sopra il punto. Ok. Che ho fatto? Cut. Il mio tagliato è scomparso. No, cut. E questo qui allora lo possiamo fare copia, incolla e lo muoviamo qui. Si potevamo aver fatto anche taglia, no? Per capire quello che rimane. Okay? E ovvio, qua dobbiamo avere un riferimento, no? Questo qui è un vettore su cui questo qui deve arrivare su una misura precisa. Allora posso, selezionando questo vettore qui, tasto Shift, selezionando il seguente che voglio che, al quale voglio che questo vettore si accosti precisamente, e vengo qui e dico: guarda, accostati. Alla fine di questo vettore abbiamo la stessa figura con precisione, senza dover mettere regole.
qua l'angolino, coppia, no? E paste. Stessa cosa, vedi, questo selezionato, dico, guarda, mettiti in fila quello lì, sbattiti nel lato sinistro, ok? E andiamo a finire qui, li salviamo. Ok, qua si può fare perché sono tutti separati. Adesso torniamo al DWG. Queste sono tutte operazioni che uno li scopre facendolo. Copiamo questo qui anche e lo mettiamo qui. Portiamolo qui a fianco. Questo spostamento può essere anche calcolato. Se andiamo nell'operazione di trasformazione, possiamo spostarlo di 5, di un millesimo, di un centesimo, di 10 mm, insomma, tutto questo può essere fatto con precisione assoluta. Comunque, andiamo qui. Sappiamo che questo qui è incasinato, no? Allora, vediamo un po' con l'edizione dei nodi cosa possiamo fare qui. Il punto verde so che è l'inizio del vettore. Allora, muoviamolo. Muoviamo questo qui e ancora rimaniamo con il vettore là sotto. Questo qui anche, vedi, c'è il doppione là sotto e questo qui già non è doppione. Allora, con quest'ultima operazione di movimento, di spostamento di questo punto, torniamo indietro. Ok? Allora, tutto questo qui era in più, vedi? C'è un doppione, ma che non era un doppione incollato sopra, perché a quel punto basterebbe selezionarlo e cancellarlo, ma è lo stesso vettore che era unito a se stesso, al suo doppione, unito al suo doppione, no? Allora, veniamo qui e diciamo taglia vettore. Selezioniamo quello esterno. Lo cancelliamo e adesso abbiamo il vettore normale pronto per essere chiuso, perché qui adesso col punto nero vediamo che il vettore è aperto, anche se con le punte nella stessa posizione, inizio e fine. Chiudiamo e qua abbiamo risolto questo qui, capito? Cioè, le operazioni più o meno sono quelle lì da fare. Con il DVG che hai, sembra più facile. Questo qui già, ad esempio, già siamo caduti nella. Questo mi sbaglio, è aggruppato anche. Si era anche aggruppato. Abbiamo caduto nel problema del PDF. Ma comunque, questo è anche aggruppato. Non so se con gli aggruppati possiamo salvarli. Sì. No, è meglio quando comincia a prendere, no? I vettori per risolvere. Questo qui l'abbiamo fatto. Questo qui, l'altro sotto anche. Allora, a questo punto arrivi qui, selezionali e separali tutti. Ecco qua, adesso cominci a salvarli per non avere un altro problema in più. Unisci la fine perché sono fatti uno incollato nell'altro, si sono tagliati in realtà nella sua posizione originale, no? Tasto Shift, seleziono l'altro, unisco, tasto Shift, seleziono l'ultimo, unisco, delle volte si unisce perché sono tanti vicini micrometricamente parlando, no? Che il vettore si salva automaticamente da solo, ok? Quello lì. Adesso, per fare che questi fori si posizionano su un offset, fai un offset, no? Prendi questo qui. Tu avevi detto che volevi che fossero 2 mm, o era un 20 mm, non mi ricordo più. Lontani, dopo, cioè, capirai tu cosa puoi fare, no? Facciamo un offset. Questo offset è un offset che dopo lo cancelli nella parte interiore. Facciamo di questo quanto ha? 36, facciamo di 3 mm, ok? Radio Z, non cancella l'originale, fai l'offset. Vedi, c'è un offset lì, di tutti i dettagli che ha questo vettore qui. Con questo offset tu puoi approssimarti, no? Facciamo un altro offset di questo qui, di un altro millimetro, che mi sa che è 4 la distanza, da come si è messo, ma io l'ho rimpicciolito aleatoriamente, questo 4 qui che sto dicendo è aleatorio completamente, ma comunque se fosse, come dire, qui, che era quella da 3, no? Se fosse una misura precisa, ossia tu avessi già questo vettore qui,
nella proporzione, nella misura che vuoi, sai che questa distanza qui devi avere 30 mm e tu in realtà hai il vettore che misura 30 mm qui, no, farlo. Allora, questo 4 mm qui sarebbe giusto, corretto, e tu basterebbe che venisse qui con questo vettore e lo posizionasse lì. Cioè, non so altro. Che altro fare? Potresti, visto che siamo nel limite del modello, crearti una linea perpendicolare. Sai che quando facciamo una linea c'è il segno di più sotto, no? La crocetta che diventa un cerchio con una freccetta doppia quando siamo sulla perpendicolare, no? Diciamo di sì. Creiamo. Questo qui lo approssimiamo a questo vettore qui, come abbiamo fatto con l'altro, nella parte esterna sinistra. Lui si è accostato proprio in tangenziale, proprio. In tangente, proprio. Ok? Preciso, preciso. Cioè, la differenza che ha fra questa posizione e questa di questo vettore qui è lo spessore del vettore, ossia inesistente. Ok? Vabbè. Fai questo, dopo prendi questo qui, fai la stessa cosa, facciamo un offset di 4 mm esterno, in questo caso il punto verde determina l'inizio e noi andiamo sulla sinistra, e fai un offset, vedi? Questo offset di 4 mm qui ci darebbe la posizione che tu allora gentilmente con la tastiera resti a spostare il tuo vettore o sulla retta o su quell'altro vettore là che avevi fatto come offset, che più o meno sono la stessa posizione. Cioè, quello puoi fare, dopodiché puoi prendere anche le coordinate di questa linea qui in Y. Vediamo un po' che coordinate ha. Facciamo in trasformazione. Vedi, 129. Segnati questa cifra, che è 75 centesimi minore di 130. Segnati. E tu sai che la posizione di questa linea qui è quella là, precisa. Adesso prendi il tuo cerchio. Vedi di quanto è il foro. Fai il raggio. Dal centro del raggio tu dici che vuoi stare in più e la misura viene qua battuta proprio. No, è un po' di geometria, ragazzi, dai. Ok? E altro, che altro posso dirti? Qua la stessa cosa, fai l'offset, cioè quell'offset che mi hai detto, cioè non è che devi fare un offset di 2 mm. Sì. Puoi star tu creando un pezzo tuo a partire da questi qui. E allora vuoi fare un offset da 2 aleatorio, ma che comunque sarà fatto su tutto il pezzo e anche nei suoi simili, quando li monti, avranno una corrispondenza. Sì, per carità, quello anche. Basta fare l'offset, no? Dopo non sto visualizzando altre operazioni da spiegarti per fare arrivare questo cerchio nel posto giusto. Ok? Credo che con l'offset puoi farlo con precisione. Puoi spostarlo con la. I vettori si spostano con la tastiera, con i tasti di direzione della tastiera in maniera precisissima su un asse. Qua adesso lo sto spostando in Y o in X, ma mi si sta muovendo proprio fedelmente sulla X con una misura precisa, anche quello è un'altra cosa che si può contare con la precisione. Dopo non so esattamente dove hai problemi, mi spieghi, io cercherò di aiutarti, ma non più di questo. Cioè, facciamo un offset di 2 mm qui, interno. Ok? Andiamo a buttarlo sullo schermo. Vedi qui.
Sì, questo qui non sa 2 mm, quello nemmeno, e tu lo vuoi, cioè con questo hai fatto due, lo metti a posto, cioè, devi capire tu dove vuoi il vettore, e là districarti con i mezzi, prima di geometria nella tua testa, che magari hai imparato a scuola, e dopo con quello che conosci del programma per gestire gli accessori, ferramenti, strumenti, che il programma ti dà per arrivare lì, e se sono cose basilari questi, no? Ok? Quelli là si risolve. Boh. Spero avete aiutato. Ciao ciao.